Cielo azzurro, sole splendente e neve da favola, paesaggio da cartolina in Val Furva, dove sono in corso di svolgimento i campionati italiani organizzati da Cancro Primo Aiuto col patrocinio di Regione Lombardia, FIS e FISI. Nella gara di Super G, il più veloce sulla pista intitolata Deborah Compagnoni è stato Matteo Marsaglia. In campo femminile, affermazione per Nicole De Lago. La 22enne dalla Val Gardena ha vinto con un crono di 1:13:41, seconda a 31 centesimi, Joanna Schnarfa, vincitrice giovedì del titolo di discesa combinata. Terza la campionessa olimpica Sofia Goggia, quinta la bormina Federica Sosio. Mi aspettavo magari di più ieri di far bene in discesa e mi è andata bene, ero già molto contenta. E oggi Super G, no, non me l'aspettavo veramente perché sono molto forti la Hanna, la Sofia e la Nadia, sono tutte delle campionesse. Sì, sono felicissima. Promossa a pieni voti la pista di Santa Caterina. Bellissima, a me qua Santa Caterina piace da sempre un sacco. E oggi la neve era fantastica, era molto facile, però il tracciato aveva anche due o tre punti da lasciare un po' con la testa e sono contenta che questa volta l'ho usata. E per quella giornata stupenda, anche qua giorni bellissimi sempre col sole, perfetto. Tra i maschi la spuntata Matteo Marsaglia, già vincitore proprio a Santa Caterina del titolo di Super G nel 2014. Ha tirato il traguardo col tempo di 1:11:31, precedendo di soli 2 centesimi Christophine Rofer, che giovedì ha vinto il titolo italiano di discesa combinata. Terzo, staccato di 29 centesimi, Prast, che ha preceduto un ottimo Davide Cazzaniga, quarto a 32 centesimi, e Dominic Paris, quinto a 72 centesimi. Non è voluto mancare il presidente FISI Flavio Roda. Sabato, ultima giornata dei campionati italiani di sci alpino a Santa Caterina Val Furva, con le prove di gigante, femminile e maschile, a partire dalle 9. Gran bella gara, ci tenevo. È un anno di rientro per me dopo 2 anni di stop, quindi di gara in gara ho trovato fiducia, stavo uscendo bene questo fine stagione, quindi ci tenevo oggi a concretizzare con un bel titolo italiano. Avevo già vinto qua 3-4 anni fa il titolo di Super Gigante, quindi confermarmi è una bella soddisfazione. È un Super G difficile, comunque con velocità, con 2 o 3 passaggi interessanti, una bella gara di livello sicuramente.